soldi ce l'ho, però so poco. A Fasurde ce la do poco. Perché? Mentre che aumento l'assegna, fuori aumento il mangià. Aumento il mangià. Poi andiamo a comprare una maglietta. Costo doppio quello che costo. Poi andiamo a comprare un paio di scarpe. Costo 30.000 lire. Come possiamo fare? Vogliono mangiare sopra le spalle nostre. È giusto? Non è giusto. Come fa? Non potremmo fare niente. No. A destra guerra che ci ha da mettere in piazza, che ha da malottare. Ma la politica mettere in capo, no? Attenzione! Popolazione! Che stiamo male la brutta nozza! O governo ci fa scimazza! La Romagna la roba nel senso ne palazza! Noi che faticamo ce ne abbiamo mazza! E i figli nostri a casa vengono con le cazze! Noi per fare una buona democrazia! Ai ma fa una buona polizia, ma ci hanno a tutta sta potenzia. E sta gente voleva fare progressa, invece voler questa, hanno fatto un'uccessa. Dall'Alfa Sud ci ha portato, dicono, il polo di sviluppo. Si deve vedere che razza di polo di sviluppo è questo. Questo è un polo di sviluppo per gli uomini. Cioè ci ha portato il polo di sottosviluppo per le donne. E quindi le donne che prima semmai lavoravano nella terra e facevano le braccianti, dopo sono andate a fare le lavoranti a domicilio, per cui la loro situazione anziché migliorare è addirittura peggiorata. Cioè sono delle donne isolate, ognuna sta a casa sua, nel suo domicilio, fatica, si alza la mattina alle 5 fino alla sera. Cioè ci hanno disgregato ancora di più a noi donne. Ci hanno fatto sto bello servizio che ci hanno messo Alfa Su, ci hanno fatto il polo di sviluppo, però per le donne l'alternativa non ci sta. Ci stanno le piccole fabbriche, le varie Santa Anastasia della miseria che fanno lavorare queste donne proprio dandogli un minimo in mano, quando poi si sa la scarpa quanto viene venduta nei migliori negozi di Napoli. E questo sfruttamento noi dobbiamo mettere in evidenza. Questo polo di sviluppo che significa per noi donne? Che ha significato a Pomigliano l'Alfa Sud? Per le donne certamente niente, né tantomeno l'emancipazione. Allora, qua siamo all'Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco e abbiamo un vecchio compagno dell'Alfa, si chiama Vincenzo. Vincenzo, da quanti anni lavori nell'Alfa Romeo? Beh, al momento sono 35 anni che lavoro all'Alfa Romeo, no? Dal 1942, poi è venuta la guerra, la distruzione, ha distrutto la fabbrica, i tedeschi hanno rotto tutto con le mine e tra cui abbiamo poi fatto la ricostruzione della fabbrica e lavoravamo in questa fabbrica per 50 lire al giorno e tra cui poi siamo andati avanti fino alla ricostruzione totale
e spesse volte ci stavano delle lotte. E nell'anno poi 63 è successo che addirittura si parlava di chiudere la fabbrica. E in quell'epoca abbiamo fatto una lotta, ma una lotta spietata, dove abbiamo mobilitato tutto il paese, tutta Pomigliano, era puntate sull'Alfa Romeo. E su queste strade abbiamo piazzato delle tende, abbiamo creato i comitati che giravano per il paese per raccogliere i fondi per sostenere la lotta dei lavoratori dell'Alfa Romeo. Perché volevano chiudere, insomma, si parlava di chiudere la fabbrica e figurati se non ci stava la collaborazione. La collaborazione era completa. Ripeto, notte e giorno si camminava per Pomigliano con le macchine strillando sotto i balconi a invitare studenti, operai, a tutti quanti a intervenire, sono intervenuti. E purtroppo se non ci stava questa collaborazione, la fabbrica penso che non ci stava. Quindi diciamo che questo rapporto...